Ed è per questo che facciamo questa trasmissione. Sono però le 3:30 del 30 luglio del 1984 in località Boschetta, poca distanza dal luogo dove il mostro di Firenze aveva ucciso Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore il 14 dicembre del 1974, si trova l'auto di Claudio e si trovano i corpi dei due ragazzi. Fra le persone che hanno partecipato a queste ricerche notturne c'è Aldemaro Stellini. Penso che sia stata una cosa tremenda e agghiacciante per lei. Posto brutto, sì. Erano le 3:30? Sarà stato verso le 3, non so, non mi ricordo bene l'orario, sarà stato le 2:30, le 3, quando si è trovato, è stato individuato la macchina, siamo andati a vedere, perché prima si è girato un po' per tutte le strade, no? E poi uno ha individuato, dice, la macchina e mezzo al posto, siamo andati a vedere il fatto che era successo lì. La ringrazio. Roberto Berti invece all'epoca è il sindaco di Vicchio nel 1984. Qual è stata la reazione della città? Ma la reazione della città, è stata quella da spontanea, quella di stringersi intorno prima nella ricerca dei ragazzi e poi alle famiglie. In fondo il paese veniva colpito nella propria intimità, nei propri valori sotto certi aspetti, e il paese ha partecipato tutto in maniera spontanea e attraverso le proprie organizzazioni, il comune, la chiesa, la banda, la misericordia e così via, questo lutto. In fondo si sentiva colpito profondamente, ecco perché in fondo sotto certi aspetti anche questa trasmissione in questa piazza viene un pochino a profanare l'intimità del paese, perché questa piazza è stata il centro della vita di questo stringersi, della propria intimità, si sono svolti funerali, e quindi questa è stata una reazione, diciamo così, in cui ognuno si è sentito colpito personalmente, oltre che come paese. La ringrazio molto per questa sua testimonianza, però devo dire che a differenza di altre situazioni, qui la popolazione di Vicchio è stata di grandissimo affetto e di grande civiltà nei confronti dei signori Rontini e dei signori Stefanacci, sempre, sempre, non soltanto il giorno delle ricerche, il giorno delle funerali, sempre dal 1984, questo va onore di Vicchio. Renzo Rontini, quindi si scoprono i cadaveri di Pia e di Claudio, scatta nuovamente la caccia al mostro. Io devo ricordare che all'epoca erano già finiti in galera come mostri Stefano Mele, il marito della prima donna uccisa nel 1968, Francesco Vinci, un sardo, ex amante della signora che era stata uccisa, fratello poi di quel Salvatore Vinci che sarà incarcerato nel 1986, Giovanni Mele, pure era stato in galera, fratello di Stefano Mele, e Piero Muccerini, cognato sempre di Stefano Mele, oltre ad un artista di ambulanze che si era fatto otto mesi di carcere. Eravamo già a quota 5 mostri quando c'è stato questo delitto, il settimo della serie. Io so, signor Rontini, che lei è un po' critico nei confronti delle indagini come si sono svolte in questi anni. Ci dia per favore almeno 2 esempi che lei considera negativi. No, io non sono critico. I nostri magistrati ed investigatori hanno fatto un lavoro colossale che io ho potuto constatare con grande rispetto. Quello che non mi entra nella testa è che sono passati 24 anni e che siamo sempre allo stesso punto. Io non critico nessuno, anzi, ho un grande rispetto. È vero che anche lei ha svolto, così si può dire, delle indagini personali, fra l'altro spendendo parecchio? No, quello che mi è stato riferito ho sempre, da persona civile, riportato a chi di competenza. Della polizia, dove ho ritenuto opportuno, la minima informazione che io ho avuto l'ho sempre riportata, non ho mai fatto niente da solo. Abbiamo la nostra polizia, abbiamo i nostri magistrati. Purtroppo quello che fa dolore è pensare che un caso così in 24 anni non è stato ancora risolto.
Lei, io so, non si vuole rassegnare, lo sta dimostrando anche perché... Non mai, mai. Perché qui, a questa nostra trasmissione, nessuno evidentemente gli potrà restituire Pia. Questo ne sono cosciente. È proprio per quello. Ecco, perché? Perché la giovinezza è una cosa bella e non possiamo togliere il bello della vita a un giovane o lasciare i genitori in suspense perché magari il figlio è tornato 10 minuti più tardi, ma purtroppo tuttora esiste questa paura. Noi dobbiamo lasciare liberi i nostri giovani e i genitori tranquilli. Cioè lei... non possano essere fino a questo momento. Cioè lei non si rassegna perché pensa agli altri giovani e pensa che il mostro può colpire ancora. Sì, io so quello che ho sofferto e quello che hanno sofferto anche gli altri e ho terribilmente paura che non succeda una cosa come è successo a tutti noi, come è successo. Ha detto che il suo dolore più grande è stato quando un anno dopo l'assassinio di sua figlia è stato scoperto il cadavere degli altri due francesi. Forse è più duro sapere che quest'uomo ha colpito nuovamente e che esiste ancora. Forse ci starà vedendo. Vuole dire qualcosa? Ma se vuol venire a incontrarmi è benvenuto da me. È benvenuto? Benvenuto. La ringrazio per questa sua testimonianza di grande, grandissima dignità. E a questo punto cerchiamo di vedere come, dove, quando, perché in questi 24-25 anni il mostro di Firenze ha ucciso 16 persone, sempre con la stessa arma, sempre con la stessa tecnica, sempre con un rituale sadico. Vediamo come ha ucciso per capire perché questo mostro può uccidere ancora. Perché quella del mostro, credetemi, non è affatto una psicosi collettiva. Il mostro non è il frutto di una fantasia. Il mostro c'è e probabilmente è ancora vivo e forse sta guardando questa nostra trasmissione per capire se è stato scoperto qualcosa di nuovo su di lui. Allora guardiamo questo filmato, secondo filmato realizzato sempre dalla regista Maria Elena Vasaio. Questa è la storia criminale del mostro di Firenze. Scopriamola insieme. Agosto 1968. Una beretta calibro 22 spara per la prima volta al Signa. Uccide un uomo e una donna, Antonio Bianco e Barbara Locci. Verità. Del mostro esiste solo un disegno, quello di un identikit del 1981. Ecco, esiste solo quel disegno, 25 anni di indagine o quasi, 6 persone incolpate e poi prosciolte, c'è anche una persona indagata da un paio di mesi. Il mostro di Firenze è senza dubbio il criminale più ricercato, ma anche il più analizzato, il più studiato, il più disegnato, il più immaginato dalla storia del crimine in Italia. Vorrei chiedere adesso appunto a Manuela Righini, che lavora a Firenze presso l'agenzia giornalistica ANSA, quali sono stati i ritratti del mostro fatto fino adesso? Dei ritratti ne sono stati fatti tanti, uno, diciamo quello ufficiale, è stato fatto dal professor De Fazio e cerca di tracciare quest'uomo, perché sempre si è parlato di un uomo, almeno i criminologi hanno parlato di un uomo, addirittura dalle misure, cioè dovrebbe essere alto 1,85 m e la misura, l'altezza viene rilevata nel caso del delitto del camper dei due ragazzi tedeschi in base all'altezza dei finestrini e poi viene tracciato un identikit di tipo psicologico di quest'uomo. Si dice che non è un malato di mente ma un malato sociale, un uomo che ha difficoltà di rapporto con l'altro sesso e molte altre cose ancora. In realtà io credo che l'unica vera certezza che tutti hanno, che tutti abbiamo, è la pistola, cioè è un assassino che uccide con quella pistola e con quei proiettili. Per il resto è difficile per tutti, anche per gli esperti, tracciare questi identikit, perché non ci sono esempi in Italia ai quali rifarsi, gli esempi eventualmente sono negli Stati Uniti e in Inghilterra.
gli uomini che progressivamente sono stati indagati, si pensava che potessero essere gli autori di questi omicidi, sono fra l'altro personaggi molto diversi tra loro, personaggi... Se ti interrompo, stiamo vedendo alcune immagini filmate di una serie appunto dei delitti commessi dal mostro, 8, vi ricordo, 16 vittime. Scusa se ti ho interrotto, Manuela. Io dicevo, sono personaggi molto diversi tra loro, e tranne Spalletti, l'autista dell'ambulanza che ricordavi prima, gli altri sono tutti legati dal delitto, dal primo delitto, da quello del 1968. Da lì nascono progressivamente le indagini su tutti questi personaggi, che poi sono tutti usciti di galera, perché mentre erano indagati, mentre erano in galera, il mostro ha ucciso un'altra volta. È vero che anche gli americani hanno cercato di, psicologi e psichiatri americani hanno cercato di fare un ritratto di questo mostro italiano? Sì, anche l'FBI ha cercato di fare un ritratto, e devo dire che era un ritratto diverso da quello fatto dai criminologi italiani. Ci ha provato anche il professor Abraham, sessuologo dell'Università di Ginevra, e il suo ritratto coincide abbastanza con quello del professor De Fazio, ma in realtà gli inquirenti hanno, cioè l'aiuto che è stato dato agli inquirenti, non, devo riconoscere che non è grandissimo, da questi scienziati, perché si è passati da un uomo di grandissima cultura, e allora siamo andati a cercare fra i professionisti, anche fra i medici, a un uomo invece di pochissima cultura, un uomo abituato per esempio a macellare gli animali, quindi come vedi si è spaziato fra tutti i possibili tipi. Ti ringrazio, hai citato gli inquirenti, passiamo agli inquirenti, vi presento, buon pomeriggio, il dottor Ruggero Perugini, il poliziotto che dirige la squadra antimostri di Firenze. È evidente che a lui non chiederò nulla su quello che sono le indagini in corso, però posso ricordare che lei da 6 anni guida questa squadra speciale, da 6 anni si dedica alla caccia al mostro, so che è andato in America, è andato altrove, ha introdotto il computer per cercarlo, circa 100.000 persone italiane e straniere dentro questo suo computer. Ecco, qual è la sua idea del mostro, come se lo immagina? Il farsi delle idee è un errore capitale per un investigatore, noi ci dobbiamo attenere ai dati oggettivi. Certamente un'inchiesta come questa crea un'infinità di suggestioni, e noi siamo esseri umani e non sfuggiamo alla suggestione, ma non possiamo basarci su questo, sono i dati oggettivi che debbono essere la base, la roccia su cui costruire un'inchiesta. Il voler creare, il voler immaginare, il fare illazioni può rendere questa inchiesta molto più fitta di vittime, perché il seguire determinate fantasie può creare nuove vittime, può portare nuovi nomi immotivatamente. Questa non è nostra abitudine, noi cerchiamo di operare seriamente e di contenere le vittime, non di crearne. Il voler a tutti i costi far rientrare un tassello in un mosaico soltanto perché ci risulta più simpatico sotto il profilo investigativo è criminale. Altrettanto quanto alle azioni del mostro. La ringrazio per questa sua precisazione e per questo suo stile di indagine, che è molto, molto importante. Ora, il mostro non colpisce dal 1985, secondo lei è ancora vivo? Non vedo per quale motivo dovrebbe essere morto. Forse ha cambiato città o è ancora qui? Vede, lei mi chiede cose alle quali io non posso oggettivamente dare una risposta. Io posso avere i miei convincimenti, ma non hanno nessuna rilevanza in questa vicenda. I maniaci, dicono gli esperti, i criminologi, anche che sono stati consultati, che hanno espresso i loro pareri, eccetera, i maniaci, dicono loro, hanno bisogno di colpire sempre più spesso, e invece dal 1985 questo non avviene. Perché? Dovremmo iniziare un discorso che è troppo lungo e complesso per essere fatto in questa sede. Non tutti i maniaci hanno questa necessità, questa compulsione a colpire frequentemente. D'altronde, se così fosse, il mostro non apparterrebbe a questa categoria, perché abbiamo visto che ci sono
tranne il periodo dall'81 all'85, ci sono degli spazi temporali piuttosto dilatati. Può colpire ancora? Certamente, noi non sottovalutiamo questa possibilità e, come è noto, tutti gli anni diamo vita a una campagna che serve a rammentare che il rischio c'è, è ancora concreto, e continueremo a ritenerlo tale finché non lo avremo preso. La ringrazio, dottor Perugini. Forse lei vorrebbe parlare direttamente al mostro davanti a quella telecamera, perché probabilmente lui ci sta guardando e lei forse vorrà guardarlo negli occhi. Però le vorrei dare più tardi, se lei accetta, questa opportunità al termine di questo nostro collegamento, se vorrà farlo, perché adesso invece vorrei ascoltare l'avvocato Luca Santoni Franchetti. Ecco, lei è parte civile dei familiari di Stefania Pettini, che è stato ucciso nel 74, e anche dei familiari della coppia dei turisti francesi uccisi nell'85, cioè praticamente l'ultimo delitto conosciuto del mostro di Firenze. So che anche un criminologo, si è parlato prima di incertezze nelle indagini in questi anni, questa è anche la sua tesi? Certamente, questi delitti hanno trovato impreparati tutti quanti, polizia compresa ovviamente, giudici che sono cambiati molte volte. Forse anche i criminologi. Certamente, io mi occupo di questa cosa ormai da 15 anni e le difficoltà sono state tante. Si può ricordare per esempio questo: non fu mai preso il sangue delle vittime per fare i riscontri con oggetti trovati in casa dei sospettati. Non furono seguiti magari i sospettati in periodi in modo particolare per poter confrontare la loro presenza durante i delitti, ma queste sono questioni forse marginali. Non sono d'accordo su... Tra l'altro io non mi meraviglierei affatto se non fosse stato reso noto che le indagini amatiche sono state eseguite. Noi sappiamo in realtà che questo non è successo, ma la cosa che mi piaceva sottolineare è che i ritratti di Abrams dell'FBI sono campati in aria. Noi siamo di fronte a una situazione, e mi piace, come l'ho già detto ad altri giornalisti, specificare, una situazione particolare. Questo non è certamente quello che si chiama un last murder, una persona che ama uccidere, perché sennò i delitti avrebbero un'altra frequenza. Il mistero, forse il dottor Perugini mi potrà confortare in questo, di questi omicidi, è che non riusciamo a capire esattamente il movente. Un movente che, dati gli stacchi di tempo enormi, non può, faccio un esempio, un alcolista vuol bere tutti i giorni, questo invece colpisce in maniera scandita nel tempo e soprattutto sempre in un luogo, mentre se volete trovare delle coppiette qualsiasi avrebbe una grande possibilità di scelta. Ecco, questo ci dovrebbe fare riflettere, e fino ad oggi non è stato invece sviluppato a fondo questo concetto. Ecco, vorrei... Sì, medica. La presenza... Io ho sempre quasi sempre colpito quando qualcuno che riteneva innocente era dentro. La presenza dell'indagato Pacciani penso che debba preoccupare molti giovani che si appartano alle campagne in questo momento. Ecco, la ringrazio anche per questa sua precisazione. Ci sono, ecco, a questo punto vorrei chiedere, ci sono domande o chiarimenti di studio, da studio su quello... Precisazione. Ci sono, ecco, a questo punto vorrei chiedere, ci sono domande o chiarimenti di studio, da studio su quello che abbiamo finora detto, poi ci sono altre testimonianze. Sì, Piero, noi siamo sconcertati come tutti, come tutte le persone a casa, ci sconcerta anche il fatto di continuare a sentire dire, su questo siamo tutti d'accordo, che probabilmente il mostro di Firenze in questo momento ci sta guardando. Questo ovviamente ci dà delle angosce, delle preoccupazioni, se vogliamo, dall'altra parte non so, quasi... c'è il desiderio che si faccia vivo, che riuscisse, non so, a telefonare in trasmissioni, ma sono tutte fantasie che poco servono. Quello che invece vorrei chiederti, Piero, è sugli indagati. Noi abbiamo visto prima una scheda preparata dalla nostra redazione dove ci ha appunto fatto il punto della situazione sulle persone indagate di essere mostro di Firenze sino ad oggi. Però a noi risulta che ci sia un sesto indagato, stiamo sempre parlando di persone, insomma, per cui non creiamo mostri, non creiamo altre vittime all'interno di una situazione che di vittime ne ha già tante. Un indagato, un signore che si chiama Pietro Facciani o Pacciani, ecco, è l'ultimo della serie dei presunti mostri. Però a te volevo appunto chiedere qualcosa di più, se per caso invece si tratta, non so, ora non dico di un errore, se è vero che la persona è indagata.
che era, faceva riferimento prima a questa persona, anche l'avvocato, l'avvocato Santoni, sì, Franchetti, esatto. nell'ultimo suo intervento. Questa persona che si chiama Pietro Pacciani è in effetti indagato ufficialmente dalla fine del mese di ottobre dell'anno scorso. Amadore Agostini, che è un giornalista della Nazione, che fra l'altro lo conosce perfettamente, a lui quindi chiederei bene chi è questo signor Pietro Pacciani. Pacciani è una persona che è stata condannata, ha scontato 13 anni di galera per aver ucciso con 19 coltellate l'amante della fidanzata, aveva sorpreso la fidanzata, ma l'amante l'ha ucciso con 19 coltellate. Scontato il carcere, si è sposato, ha messo su famiglia, è stato arrestato di nuovo per aver violentato tutte e due le figlie ripetutamente per diverso tempo ed è stato in carcere fino al novembre di quest'anno, insomma del 91. Di dov'è lui? Lui è nato a Vicchio, ha abitato a San Casciano, è stato a Calenzano, cioè tutte le zone dove il mostro ha colpito, lui perlomeno è passato da quelle parti, ha una conoscenza buona di tutte queste zone. Quindi è una persona che non ha un passato limpido, evidentemente. No, decisamente no. Ringrazio per queste precisazioni, però qui con me, nella piazza dedicata a Giotto di Vicchio, c'è anche l'avvocato Pietro Fioravanti, che è l'avvocato difensore appunto di Pacciani, che mi pare che si proclami del tutto estraneo a queste vicende che riguardano il mostro di Firenze, o no? Sì, Pacciani si proclama estraneo. Comunque a me dispiace che l'avvocato di parte civile Santoni Franchetti, di alcune parti civili, abbia fatto un appello ai lavoratori della terra che oggi possono conoscere Pacciani e potrebbero conoscerlo anche in modo pericoloso. Pacciani si proclama innocente, io in questo momento non posso dire niente su questo perché la magistratura sta intelligentemente indagando, è vero, i giornali l'hanno scritto, c'è un avviso di garanzia per Pacciani, però la magistratura